Fabbrica della Comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e segui tutte le interviste sul sito, anche su Telegram ed in podcast su Spotify. Buongiorno, bentrovato a Massimo Del Papa, scrittore e giornalista. Fa una cosa, tiratela più su sta mascherina, guarda, così non ti... Ecco, questo è proprio... adesso sono pacificata. Dai. Io non parlo. Scrivici qualcosa, sai che ci potresti scrivere sulla mascherina? Scemo chi legge. Anche chi la mette. Ma di questo ormai stiamo parlando da tempo, è anche vecchia. Guarda, sta storia. Questi giorni è l'anniversario del Green Pass. Sì, esatto. 2 anni fa. Affanculo. Pensavo te la volessi rimettere sul finire. Sul culo me la metto. Per tutti quelli che... perché continuano, insistono. Sì. Cioè non gli basta niente. Adesso c'è quel malato di mente di Bill Gates che vuole spegnere il sole. Hai visto? Dice Biden, che è un altro molto equilibrato, insomma, che sa quello che fa, dice gli ha dato l'ok, anche la Unione Europea. È quello che noi non ci salviamo. Beh, cioè, questo messa prima così gli ha fatto, difficile. Gli ha fatto comprare i pannelli solari dappertutto, adesso spegni. Siamo a sto livello noi, capito? Quindi, e sono 2 anni, la gente dice no, ma io la metto, ci sono 36 gradi, a parte che ce ne sono 15. Beh, dipende dalle zone d'Italia. Ci sono delle zone che insomma fortunatamente godono dell'estate. Certamente l'Adriatico stenta un po', effettivamente. Sì, fa fatica, bisognerebbe chiedere a Greta, fa fatica. E siccome è tanto tanto caldo dappertutto, allora se un po' si offusca il sole, almeno la temperatura si fa più mite, anzi fredda, direi. Sì, ma questo stronzo qua chi gliela dà il diritto di decidere per 8 miliardi di persone? Me compreso, te compresa. Cioè questo qui prima ha inventato una tecnologia che faceva pena, perché dai, Microsoft Windows ha sempre fatto buchi, falle, disastri, casini. Dovete sapere, cari ascoltatori, che ci avevo messo 20 minuti io e Beatrice solo per collegarci. Salta lei, salto io, cosa è successo, riavviamo da capo. E poi ci parlano del 5G, dell'intelligenza artificiale. No, qui c'è la demenza reale, no, all'intelligenza artificiale. Poi si è messo, dice, faccio i vaccini, li faccio comprare a tutti, perché li ha fatti lui. Sì. Poi ha detto adesso faccio la carne sintetica di moquette. Cioè, e adesso magari fosse di moquette. Carne di moquette. Adesso spengo il sole, gli metto, cioè tra questi qua che pensano tutti a soldo, lui, quell'altro Elon Musk è un altro pure, lasciamo perdere, ma la macchina elettrica l'ha inventata lui e salta per aria. Poi vuol fare le navicelle spaziali. Sì. Intanto Twitter in mano a lui non è cambiato niente, almeno in Italia, perché a me mi hanno bloccato, siccome io ho scritto che tu Travaglio, sei un ragazzaccio, no, io forza. Ho scritto che Travaglio è un manico di scopa, no? Che ti fa venire voglia di mettergli un petardo sotto il culo. Dai, allora mi hanno bloccato. Ma c'hanno ragione, ma che modo è? Ha detto che era un messaggio terroristico. Quello mio. Beh, c'è un cretino di un rapper così, no, che ha detto, dice no, ma noi marocchini vogliamo far fuori Salvini, gli tagliamo la gola, ha detto lui. Oh, dai, e nessuno l'ha bloccato. Cioè ha detto ma è un'idea condivisibile, hanno detto, no, cioè questo qui rapine, più stupri, dice no, ma noi possiamo diventare molto peggio. A me invece, io lunedì scorso l'altro facevo gli anni e alla mattina mi alzo, ho trovato un messaggio di Twitter, dice ciao Max, oggi è il tuo compleanno, ti abbiamo bloccato per tutta la giornata.
perché sul travaglio non si tocca, insomma, questi qua non è cambiato niente. No, non è cambiato niente, però guarda, No. in riferimento alla mascherina io devo dire una cosa, sono stata così, ma proprio velocemente, ho attraversato la città di Codogno, che è proprio il Eccola là, fulcro, no? vedi, Quello, chissà come mai. laddove è nato tutto, il Ma non è paziente vero. 0, 1, meno 1, più Sì. 5, meno 7, ma lì non c'era una persona con la mascherina Ne in avranno anche piene mostra. le balle. Ecco, forse Ma noi poi no. io vorrei capire perché ogni volta che parlano di Codogno, Codogno, la città del primo coso, ma Hai lasciate perdere, capito? ma l'hanno fatto a Wuhan, ma perché gli devono mettere addosso sto stigma sempre? Codogno, la città del primo malato di Covid, ma io gli farei causa a questi qua, ma non si può E il codificare. sindaco ne avrebbe ben donde, secondo Ne me. avrebbe ben conto. Eppure tu, che hai appunto di recente fatto, no, il libro su Sì, quello che vale e non vale, perché poi anche lì vale sono tutte, tutto. vale un po' di tutto, perché insomma basta vedere come si sposta il buon Non vale senso, niente. l'opinione pubblica, vale tutto, vale Sì. niente. Però l'Italia è un paese malato perché ancora tutti quanti mascherinizzati. Poi c'è gente che mi dice che si fa la quinta dose, Sì. ragazzi. Fatela, fatela come Pelù. Ah, povero Piero. Lo so che ce l'hai con Piero È Pelù. diventato sordo perché vaccinatevi, No, libertate adesso, non c'è per più. quello, dai, No, no, no. c'è quello. Saranno Si è delle fatto 5 coincidenze. cose. Ah, sono coincidenze. Tutti i giorni 10 coincidenze. Come no, anche Madonna. Tutte coincidenze. Povera Madonna. Ora, adesso non mettiamola sul mistico. 1 milione di casi, 1 milione di coincidenze fanno una statistica. Allora lui diceva, c'aveva, io ho tre mascherine, io mi faccio il vaccino, adesso non sento più un bellino. Così, è diventato Ma sordo. povero Però Piero. in questo caso il vaccino è servito, una volta nella vita uno è servito, almeno ce lo leviamo. Dai, ma vabbè che Va a non ti fare i concerti piace. per i sordi. E quindi. Sì, si chiude il cerchio con la maschera. Se gli mettessero anche una mascherina sarebbe perfetto. Pelù. Dai, però. Sì, Non vale è che, tutto. cioè, tu sei veramente politicamente scorrettissimo e io che ci rido anche sulle cose tue, capito? Invece di Perché redarguirti, ma invece no, di perché dirti sai che ho no, ragione. invece di dire ma non si dice così, dai, Perché allora. tu, come cantava il Vate, cioè Lucio Battisti, sei come me e ti scappa da ridere. Quindi, quello Vabbè, però è anche vero che tutta quanta questa situazione della è. pandemia Sì. a qualcuno ha portato veramente non buono, e mi riferisco a tutta quanta quella schiera di persone, al di là delle questioni dell'Elisir, vaccino, chiamatelo come vi pare, ma tutti quanti quelli che hanno cominciato, per esempio, a prendere psicofarmaci. Ce ne sono tantissime di persone, forse i più non lo sanno, perché anche queste sono cose che poi passano sotto traccia, non se ne parla, chi se ne frega, se gli adolescenti sono anoressici, bulimici, se le persone adulte appunto abusano di sonniferi e psicofarmaci, che problema c'è? Non è una cosa che mi tocca, questo è purtroppo il mood sempre. Che bevi? Che La lemon bevi? soda. La lemonzone, Sì, ok. perché io ho dovuto smettere con tutto. Ah, meno male. Dopo vaccini così, sono qui. A me, io sono andato avanti allegramente a far porcherie per tutta la vita. I vaccini mi hanno Sì. fatto smettere, ma non Meno, per vedi. salute, perché sono state le porcherie più grosse. Hai capito? Ah, E io ho capito, ho capito. gli psicofarmaci, c'hai ragione, cioè io tutti quelli che conosco li prendono, oppure sono diventati alcolizzati, tutti. Curiosamente, soprattutto gli insegnanti, cioè io conosco diversi insegnanti, si sono dati tutti al bere. No, ma perché la frustrazione, il fatto che magari venivano cacciati dalle scuole, la didattica a distanza, cioè questi poveretti hanno vissuto, già i tempi erano alienanti, loro hanno vissuto un sovrappiù di pressione, di alienazione, e alla fine uno, sai, si difende come può, e molti che io conosco sono finiti nell'alcol. È una cosa seria questa qui, ma anche tutti questi Lo è. omicidi giovanili, questi omicidi giovanili, io la ripeto sempre questa cosa, mi ricordo sempre quello che diceva il nostro amico Vinicio Albanesi qua della comunità di Capodarco, che
all'epoca diceva, tu vedrai, e lui era un vaccinista, non è un, però conoscendo la società diceva, tu vedrai quello che succederà passato questo periodo. E infatti abbiamo questi omicidi che sono anche demenziali. Uno che ne scanna una con 20 coltellate, la mette in un carrello, la butta in un cassonetto e pensa, e va in giro con le scarpe sporche di sangue e pensa che non lo prendono. Cioè sono delle cose che... Beh, non è che nel passato non ci siano stati omicidi efferati, eh? No, ma non con questa incidenza, non con questa... è un continuo, e poi è una maniera proprio completamente stupida. Cioè l'uomo è violento ed è stupido sempre, però qui siamo a dei livelli di mancanza totale di ragionamento, anche nel male. Siamo oltre la banalità del male. E allora tu accennavi questo libro, Vale tutto, che io mi faccio sempre pubblicità, che si trova su Amazon, perché l'ho fatto da solo, e perché mi sono accorto, in sostanza il libro è Cosa ci hanno fatto? Cosa ci hanno fatto, cosa siamo diventati, e cosa siamo diventati? Siamo stati cavie, adesso siamo degli esseri senza volontà, senza discernimento, per cui possono uscire fuori questi personaggi come Bill Gates che dicono oggi spengo il sole, e sembra, cioè, i giornali italiani lo difendono, il Corriere, la Stampa dicono lo fa per noi, per abbassare il clima. È un filantropo. Ma cosa vuoi abbassare il clima? Appare che fa un freddo della Madonna, che piove tutti i giorni, ma cosa devi abbassare? Ma cos'è sto titanismo? Cos'è qua? Cioè, qui altro che Prometeo o Prometeo, come vi pare, siamo al titanismo, siamo al tramonto degli dèi senza gli dèi. C'è sta faccia da deficiente che si mette in testa delle cose, e cioè, invece di prenderlo per uno scappato e dire, ma quello Timmermans, questa è tutta roba che io nel libro ho messo e che ancora di più metterò nel prossimo. Mm-hmm. Perché io a fine settembre torno, praticamente un doppio libro. Il primo, sai quando si fanno il doppio CD? Sì. Il primo l'ho fatto uscire a fine marzo, il secondo lo faccio uscire a fine settembre, ed è un atto d'accusa contro l'Unione Europea, che è quella che ci ha avvelenato. Perché vedi, ogni cosa che viene fuori dall'Unione Europea è malata, è un cancro, e dà l'avallo ad altre malattie. Cioè, questo vuole spegnere il sole, subito l'Unione Europea dice, noi ti supportiamo, cioè tu sei uno dei tre uomini più ricchi della terra e ti diamo dei soldi a te per fare la carne di tappeto, di moquette, delle cose così. E c'è questo Timmermans, che è il vice della baronessa, che vuol prendere il suo posto, che ha fatto questo pacchetto natura, che di fatto è il ritorno allo stato naturale dei dinosauri. Cioè, senza gli uomini, lui dice, per salvare il pianeta bisogna estinguere la razza umana. Simpaticamente. Quindi, sì, no, lo dice proprio, lasciare i fiumi che vanno, le foreste, non controllare più niente, e restano quelli, restano gli animali più coriacei, i dinosauri, anche questo è uno scappato. E invece dicono, però si può discutere. Come si può discutere? Ma che cazzo dite? Cioè, quindi... Perché siamo fiaccati, tu vai in giro, trovi ancora, Vale tutto vuol dire che veramente siamo oltre il senso del ridicolo e della follia, siamo oltre il senso del disagio, si può fare qualunque cosa, si può dire qualunque cosa. In Svizzera c'era un 27enne che per non fare il servizio militare ha cambiato sesso, ma non l'ha cambiato per davvero, cioè ha fatto un modulo, ha speso 75 franchi di tasse, ha riempito un modulo e lo Stato svizzero, la Confederazione, ha detto, per noi tu sei una donna, non fai il militare. Ma scusa, allora se uno, che ne so, vuole andare a vivere su uno zoo in Svizzera, basta che fa un documento e dice, io mi dichiaro un ghepardo. Quindi, l'autocertificazione, infatti ci sono già quelli, io non mi ricordo in quale scuola scozzese, che una ha fatto una denuncia perché si percepiva un gatto. Mm,
Sì. Allora voleva vero. Mangiare dalla ciotola, i croccantini. Uno si è rifiutato perché ce l'ha denunciato lei. Certo. Capito? È la questione del gender, no? Come ti senti tu? Ne abbiamo parlato anche io e te in altre come occasioni. No? Questa si sente come ti gatto. Senti stamattina va bene per sì. noi. E non è detto che arrivi a stasera e ti senti alla stessa maniera. E certo, vabbè, chiaro. Anche questo, no, serve a non essere... Se tu sei tutto, non sei più niente, l'abbiamo già detto. Vabbè, non ma sei fluido, no? Quindi la mattina ti senti gatto, la sera ti senti cane, per dire. Sì. Ti senti... No, no, non dire. No, dire. Però dal trauma al trauma, il trauma della guerra che abbiamo più o meno superato nelle nostre case, perché abbiamo capito sì. che le bollette sono più salate, la doccia ce la facciamo sì. in tre, la pasta la cuociamo in due minuti, poi spegniamo sì. il fornello, lo chiudiamo e ci mettiamo sopra il coperchio e va così. Questo è un premio Nobel per la fisica che ha detto sì, di sì. fare così. Beh, chiaro, no? Sì. Erano è i rimedi Alvaro Vitali per dire no, il premio Nobel per la fisica è stato. È chiaro. Ha detto no. Che però non ha mai cucinato la pasta in vita sua, evidentemente. No, infatti, ma io spero che gliela facciano mangiare quella lì, così qualcosa succede, insomma. Ma anche quegli studenti che hanno sparato in faccia alla professoressa, no? Che gli hanno dato il 9 in condotta, se la ammazzavano cosa gli davano? La lode. Allora, poi è arrivato, perché qui non è una sola demenza, è tutta demenza, no? Allora, questi sparano in faccia alla professoressa, la famiglia che dice, tanto erano pallini di gomma, gli ha quasi cavato un occhio, poi gli vabbè, danno... Ma è il gesto, no? È quello, eh? è il gesto, bisogna essere sì, un po' il più... pensiero, insomma. Un po' no, più ma aggressivi. Poi... No, ma poi gli danno 9 in condotta, allora arriva il ministro Valditara, dice, adesso ci penso io, e gliel'ha abbassato a 7. Così sono stati promossi lo stesso. Ecco, appunto, infatti. Ma non è finita lì, perché la famiglia di questi qua vuole denunciare la professoressa perché dice, lei sta sempre in televisione e i nostri figli no. Quindi loro denunciano la professoressa, la quale peraltro anche lei effettivamente non perde un colpo, cioè dopo questa cosa... Da vittima ha fatto il jackpot e gli hanno sparato lei da allora tutti i giorni in televisione. Quindi c'è del vero anche in quello che dice la famiglia. Adesso denunciarla mi sembra un po' eccessivo. Cioè hanno cercato di farla fuori e adesso la denunciano praticamente. Poi anche quella povera ragazza Michelle ammazzata, squartata con 20 coltellate. Ma ragazzi... Da questo qui... che era uno spacciatore che metteva i video. Allora io se dico che Travaglio gli metterei un petardo sotto il culo che è un'iperbole sì. come quelle della Murgia, mi bloccano, ma questo qui metteva i video delle pistole, delle canne, delle droghe, è stato avanti così, no? E ha fatto fuori questa qui, è arrivata la famiglia di lei, io le ho contate, ha fatto 37 interviste in 4 giorni questi due. Cioè mancava solo il segnale orario, ma perché non c'è più. Poi hanno detto, ora basta, fate tutti silenzio, perché su nostra figlia ne hanno dette troppe. Ma stai in televisione più tu di Vespa, ci stai più tu di Fiorello, di questi qua. E dice, basta. L'hanno trovata nel cassonetto, dopo 2 minuti, ha detto facciamo la fiaccolata. Perché adesso tu capisci che la gente la si squarta per fare la fiaccolata. Dai, su. Eh sì. Su via. Ogni cosa fanno. Il posto dove l'hanno ammazzata, ci mettono i pupazzi, poi fanno. Angelo, tutti Angelo, e fanno la fiaccolata. Io l'ho viste le fiaccolate, se tu poi vedi, c'è quella del TG che dice il cordoglio del paese, il dramma, e passano tutti e ridono. Fanno dei gesti, mandano baci, si mettono lì, no? Davanti a lei. Cioè, sono straziati dal dolore proprio. Allora io non lo so se... Sì, questo... sì, è tutto molto risibile, ma è assolutamente drammatico. Tutto sfilacciato, tutto che va per conto suo. Ora, poi dopo, questo io non... Sicuramente è una degenerazione che sarebbe arrivata comunque, però secondo me...
questi 2 anni e mezzo di guerra non dichiarata hanno peggiorato, cioè hanno tirato fuori il peggio che avevamo già, magari non l'hanno originato, ma l'hanno tirato fuori. Poi ci sono in realtà tutti i drammi veri, le malattie, cioè sono morte 4 persone in 72 ore e solo nella giornata di ieri ne sono morti altri 2, gente di 20 anni, di 30 anni, gente sana, atleti, un pugile, uno che serviva ai tavoli in Emilia Romagna ha detto non mi sento bene, è cascato, stramazzato sul tavolo dei commensali, un altro al tribunale di Cosenza, continuo, i tennisti, perché poi cioè, Pelù è quello, gli è venuto questo, i tennisti, gli atleti, Berrettini, Jacob, cioè tutta gente giovane, sana, forte, che si sono ritirati, si stanno ritirando tutte e due perché hanno le braccia e le gambe di marmo, non riescono più a muoversi, e quando vedi che provano a allenarsi è uno spettacolo penoso, e so di quello che parlo perché le gambe di marmo ce l'ho avute anch'io, ma io non sono un atleta, io non mi sono giocato una carriera milionaria e milionaria, loro sì, e io me li ricordo, Jacobs, Berrettini, facevano i testimonial, vaccinatevi che è sicuro, sì è sicuro che ti rovini la vita, purtroppo, qui non è questione di essere Novax, non è questione di essere complottisti, qui è questione di far parlare solo i fatti, punto. E i fatti parlano anche molto chiaro, devo dire, quindi insomma... No. Complottista è una bionda che mi ha scritto su Madonna, dice no, non è vero che Madonna muore per il vaccino, perché lei, siccome fa parte dell'elite, sta con Draghi, Soros, sul Britannia, sul coso, allora loro i vaccini non li prendono, li fanno prendere a noi per farci morire meglio, ma loro no, quindi lei muore perché è una perfezionista. Ma secondo me, e molti di questi li ho conosciuti proprio e ci ho anche parlato con tanti di questi, e questi ci credono e ci hanno creduto veramente, sicché io non lo so, ma molti hanno proprio provveduto a fare tutto così come è stato richiesto. Ma Berlusconi era o non era elite? Beh, Berlusconi sì, era direi oltre, proprio di sì. Oltre l'elite, l'hanno ammazzato con 4 dosi. Cioè, dire che Madonna no, perché quello è un complotto in un complotto in un complotto. Ci sono i fatti. C'è la casistica che ormai va a milioni. Ci sono, questa è una parte fondativa del libro che ho fatto perché mi ero talmente schifato. Ci sono le ammissioni di quelli in seno all'ISS, l'Istituto Superiore di Sanità, all'AIFA, al Ministero, che dicono ma, e cito testualmente, se no poi... vaccino che cazzo fa, non serve, non immunizza, vabbè lascia zitto, meglio che muore la gente più che muore il vaccino, poi insabbiamo tutto, e infatti è andata proprio così, quindi qua se sono loro che me lo dicono non ho bisogno di fare complotti, cioè io sono uno che si è vaccinato, non c'era ancora, poi mi si può dire quello che si vuole, ma non so, e da allora non ho più smesso di parlare perché avendo testato sulla mia pelle, tu lo sai, ma non è questione, quindi in un certo senso, poi mi possono odiare finché, in un certo senso sono più attendibile perché ci sono passato, ci sto passando, non ero un Novax a priori, non avevo posizioni da difendere, non ero ideologico, mi sono vaccinato con scetticismo, con disinteresse, forse anche con superficialità, ma non è che ero di quelli che no, io non credo a niente, io no, e quindi non ho bisogno adesso di trovare dei complotti, mi fanno vedere tutto loro, i contratti tra la Ursula von der Leyen e Burla, 10 miliardi di dosi per una cifra che ancora non c'è, non li hanno scoperti, non ce li danno, dice ma abbiamo cancellato i messaggi, ma tu fai un contratto da ciò 150, 100 miliardi, non lo so, una roba così con i messaggini. Purtroppo veramente siamo quasi all'assurdo. No, senza quasi. Esatto, senza quasi. Siamo ora qua si apre una problematica, come dicono quelli. Cioè, siccome queste cose ce le rifanno. Oddio, speriamo di no. Ma l'hanno detto loro.
perché c'è questa possibilità, diciamo. Adesso facciamo dei nuovi, delle nuove pandemie, hanno detto, le facciamo. Poi e la leghiamo, la pandemia, quella, l'emergenza sanitaria, la leghiamo all'emergenza climatica, i cambiamenti climatici. O sismica. La leghiamo anche all'emergenza gender, la leghiamo all'emergenza, facciamo tutto un'emergenzione. E per non sbagliare hanno già fatto il Total Green Pass globale, che praticamente è un meccanismo che te lo mettono lì, e allora se tu fai anche solo una cosa che non obbedisci, non so, non paghi una rata, non metti una cosa, non prendi la macchina, loro ti bloccano tutto, quindi non puoi più pagare, non puoi più incassare, non puoi più prendere medicine, non puoi più, ti bloccano completamente. Quindi ogni cosa che questi vogliono, e qui non è un complotto, perché non c'è niente da scoprire, te lo dicono loro, preparatevi che a tanto ottobre vi diamo un'altra, ma è, questo un'altra è, sforbiciata, diciamo. Sì, sì, un'altra pettinata ci danno. Vabbè, intanto godiamoci l'estate, va, che mi sembra meglio. Quindi, grazie a Massimo andiamo Del Papa per essere se stato piove, con me. Andiamo al mare tutti i giorni. Ciao, buona giornata. Arrivederci ai nostri lettori che ci seguono sempre con un amore commovente. A presto. Se ti piace il nostro progetto culturale, sostieni con una donazione Fabbrica della Comunicazione. Informazione differente. Iscriviti al canale YouTube e alla newsletter per non perderti gli aggiornamenti. Segui tutte le interviste sul sito fabbricadellacomunicazione.it, anche su Telegram e sui principali social, ed in podcast su Spotify. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. Cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha? Quanto di ciò che viene trasmesso dai media è verità e quanto mistificazione? Quanto nell'informazione è autentico giornalismo? Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Per scoprire la struttura e i meccanismi di radio, TV e web, apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Il libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook.